Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Minecraft per un nuovissimo episodio della nostra CuboCraft. Perfetto ragazzi, eccoci tornati su questo titolo, scusatemi se vi ho fatto attendere alcuni giorni prima di pubblicarvi un nuovissimo episodio, però purtroppo lo scorso weekend per questioni tempistiche non sono riuscito a prepararlo e quindi ho preferito farvi attendere qualche giorno in più piuttosto che magari portarvi un episodio fatto in fretta e furia. Come potete vedere ragazzi, sono pieno di pecore, di mucche e di maiali, quindi la nostra fattoria sta crescendo velocemente. Anche i due campi di patate e di carote oramai sono pieni di semi. Oggi in questo episodio ragazzi volevo praticamente andare alla ricerca dei diamanti, perché dobbiamo creare il tavolo degli incantesimi e mi mancano i diamanti e anche l'ossidiana. Come potete vedere la nostra stanza degli incantesimi barra incudine oramai è completa, ho praticamente piazzato il tappeto, poi magari potremo metterci anche qualche quadro e dovrò terminare le librerie. Va bene, come vi dicevo, dobbiamo andare a cercare i diamanti e l'ossidiana, quindi vado subito a prepararmi e ragazzi ci vediamo non appena sono pronto per la spedizione. Perfetto ragazzi, allora come potete vedere questo è quello che mi porterò in missione. Abbiamo delle costolette di maiale, delle bistecche, delle pagnotte, delle mele, quindi per quanto riguarda il cibo siamo a posto. Devo semplicemente tirarmi via questo ferro grezzo, che tanto ne troveremo in giro, e direi che possiamo partire per questa missione. Ho anche un arco che magari utilizzeremo per uccidere qualche avversario dalla distanza, e abbiamo anche un secchio per magari raccattare un po' di lava. Allora, come vi ho mostrato prima, questa è la direzione che prenderemo. Dall'altra parte siamo già andati l'altra volta, quindi direi che possiamo procedere tranquillamente da questa parte. Speriamo ragazzi di riuscire a trovare una bella grotta e magari riuscire finalmente a trovare i diamanti. Ok, sono arrivato in questa bella prateria. Guardate quanti girasoli che ci sono. Allora, il sole è alto di là, noi siamo arrivati da quella parte. Direi che possiamo procedere in linea retta. Ho anche la bussola lì in basso a destra che può darci una mano. E per il momento non ho trovato ancora nulla di interessante. È veramente pieno di pecore, qualche maiale, alberi a volontà. Ok, attenzione che forse ho trovato qualcosa qua. Fatemi vedere. Allora, buttiamo giù una torcia così vediamo dove stiamo andando. Tira via questa ghiaia. C'è anche dell'acqua che possiamo chiudere. E direi che con la terra possiamo chiudere tutto quanto. Vai, 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 vai. Ok, perfetto. Ok, c'è del ferro che adesso recuperiamo e mi sa che finisce qua. Infatti c'è una via d'uscita lì. Vabbè, niente, facciamo che recuperare questo ferro. Ragazzi, in questa serie ne abbiamo trovato veramente, veramente tantissimo. Ok, qua ci sono dei polli. Ciao, pollo. Aspettate che vado a prendere quell'uovo lì sopra, così ne abbiamo tre. Vediamo subito. Ne ho trovati due, quindi ne abbiamo quattro adesso. Speriamo che da questi quattro nasca finalmente un pollo, così posso farmi anche la farm di polli. Intanto recupero un po' di lava, che potrebbe tornarci utile. Guardate, il secchio d'acqua ce lo mettiamo lì. Spostiamo le pagnotte, anzi le bistecche. Presa, perfetto. Dai pecore, spostatevi. Allora, la lava forse è meglio metterla qua, così non rischiamo magari di, per sbaglio, di tirarcela addosso. Ok ragazzi, sto procedendo, però non ho ancora trovato nulla di interessante. Siamo sempre in mezzo alla foresta, in mezzo a tutta questa legna, però non ci sono caverne veramente interessanti. L'unica che abbiamo trovato un po' era quella là, che poi abbiamo scoperto terminare praticamente dopo 200 metri. Ok, abbiamo ragazzi raggiunto un'altra prateria piena di mucche. Attenzione all'erba alta, che i creeper si nascondono molto bene. Magari troviamo i villager, magari troviamo i villager, sarebbe il colmo. Adesso che sto cercando i diamanti trovo solamente villager. Vediamo cosa c'è di qua.
è bella grossa, è come prateria, veramente bella grossa. Non male, non male. Allora, ok, c'è un'apertura là, direi di andare a farci un giro. Qui vediamo invece che cosa c'è. Ok, mi pare un canyon. Piccolino però come canyon, eh. Veramente piccolino. Allora, aspettate, anche qua si scende. Fa sempre parte del canyon. Qui ci sono delle pecore, non importa. Ok, ci sono due entrate, direi di provare a entrare, però dobbiamo prima farci gli stecchini perché non ne ho più. E con gli stecchini ci facciamo le torce. Perfetto. Ok, direi che basta, ne avanzano per il momento, poi al massimo ce ne faremo altre. Ok, vai e via. Dai che magari troviamo i diamanti qua dentro, c'è del carbone, facciamo finta di niente. Allora, attenzione. C'è un pollo. C'è un pollo. No, 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 frena, 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 non è un pollo. È un mini zombie, via, 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 via. Vieni, 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 dai, dai, dai. Ah, ti ho salvato, pollo, ti ho salvato. Era stato catturato da quel mini zombie. E ce n'è subito un altro. Ce n'è subito un altro. Vediamo se mi attacca. Ehi là. Ok, ok, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Dai che lo facciamo fuori abbastanza velocemente. Perfetto. Eliminati entrambi. E questi qui sono micidiali perché sono velocissimi. In più, se non sbaglio, non soffrono la luce del sole. Ok, qui è tutto allagato. Direi però prima di andare a esplorare l'altra parte. No, di qua si esce, quindi niente. Allora direi di andare a vedere la zona di là. Ok, facciamo che chiuderla, così possiamo vedere subito se la miniera prosegue oppure no. E infatti non prosegue. Vabbè, niente ragazzi, torniamo su e pazienza. Ok, niente ragazzi, sono andato a vedere anche dall'altra parte, però la grotta termina dietro l'angolo praticamente. Allora direi che magari possiamo buttarci giù nel canyon. Facciamo che mangiare solo un attimo prima però. E vabbè, facciamo che sfruttare magari l'acqua. Scendiamo con l'acqua, almeno così non rischiamo di farci male. Ok, però il canyon prosegue ancora, quindi ributtiamoci dentro. Ok, non vedo più niente, non vedo più niente, non vedo più niente. Ok, siamo usciti dall'acqua. Abbiamo allagato mezzo pozzo. Ok, facciamo che illuminare prima che mi attacchino dei mob. C'è già uno zombie lì, fantastico. Vieni zombie, vieni, vieni che ti aspetto. Vieni. Ok, dai, dai. Ok, morto. Ce n'è un altro, sento anche degli scheletri. E sento anche un Enderman. Dove caspita sono? Allora, attenzione, soprattutto all'Enderman. Attenzione, soprattutto all'Enderman. Attenzione, abbiamo trovato le miniere. Abbiamo trovato le miniere. Quindi qui ci sarà sicuramente un bel po' di roba da raccattare. Dove caspita è sto Enderman? È anche tutto pieno di lava, eh. Comunque ce n'è parecchia. Guardate quanta ce n'è. C'è della pietra rossa. Ok, proviamo ad andare da questa parte di qua. Ok, io mi prendo l'arco. Così in caso di emergenza. Attenzione che mi stanno attaccando. Via, 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 via. C'è un caspita di scheletro. Dicevo, con l'arco magari posso colpire qualcuno, però mi hanno anticipato. Vai, vai, muori, muori, muori. Ok. Perfetto, abbiamo abbattuto lo scheletro. Ok, ottimo. Allora, facciamo che scendere un attimo con calma. L'arco me lo posiziono meglio, così in caso di emergenza lo posso usare. Intanto illuminiamo la zona, ma... Ok, c'è lo zombie qua sotto. Non c'è nessun altro, c'è solo lo zombie. Allora,
Cerchi di attaccarti. Ok, eliminato da qua sopra. E che caspita è? Si stanno uccidendo tra di loro? Boh, meglio così. E dovrei scendere però. Che si fa? Facciamo che scendere. Ok, uno scheletro è lì. L'altro è qua di fianco. Facciamo che ucciderlo almeno è un problema in meno. Attenzione che anche l'altro è salito su. Ok, morto anche lui. Ottimo. Diamo un'occhiata. Attenzione all'Enderman. Attenzione all'Enderman. Ho visto della roba viola. Mi sa che è lì. Mi sa che è lì. Allora, guardate, facciamo finta di nulla e andiamocene. Ok. Attenzione che c'è uno zombie. Dove caspita è? Dove caspita è sto zombie? Vabbè, io intanto raccatto la... le rotaie qua. Ah, eccolo qua. Prego, prego, venga, venga. Ok, eliminato facilmente. Ok, buono. Illuminiamo tutto, c'è un creeper. Via, 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 che c'è un creeper. Venga, venga, c'è pure uno zombie. Allora, facciamo che fare una cosa. Prima lo zombie, poi il creeper. Ok, sta arrivando anche il creeper. È esploso. Meglio così, un problema in meno. Ma pigliamo anche l'oro, che c'è qua. Ok, velocemente. Attenzione! Non ho neanche sentito arrivare sto caspita di creeper. Non ho neanche sentito arrivare. Ok, altra corda e altro oro. Prendiamo la corda e raccattiamo velocemente l'oro prima che magari ci attacchi qualche mob. Ok, abbiamo preso l'oro. Prendi ancora questo. Di qua si va giù, ma vediamo dove si va a finire. Anzi, è come immaginavo. Finisce lì, meglio così. Ci facciamo altre torce che le ho finite. Ok, ci sono altri scheletri. Attenzione, uno spawn. Uno spawn però di ragni. Uno spawn di ragni. Facciamo attenzione. Facciamo attenzione. Magari c'è una cassa. Magari c'è una cassa. Attenzione che sono cascato giù. C'è della pietra rossa. Facciamo che piazzare un paio di torce. Qui c'è della lava. Devo riuscire a tornare su. Ok, scava velocemente prima che si accorgano della mia presenza qua. Ok, allora andiamo a rompere questo spawn. Attenzione. Ok, però hanno gli occhi rossi, quindi non dovrebbero essere velenosi. Attenzione. Ok, via. Attenzione, eliminati tutti e due. No, 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 no. Ai, mi ha avvelenato. Via, 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 via. Invece sono quelli velenosi. Infatti mi ricordavo bene allora. Mi ricordavo bene. Ok, per fortuna l'effetto del veleno. Che schifo, ragazzi. Via, 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 via. Mi stava inseguendo. Dicevo, l'effetto del veleno non dura tantissimo. Fatemi dare un'occhiata veloce. Una cosa del genere. Più che altro per bloccarli. Se riusciamo a bloccarli siamo a cavallo. Però pensavo che lì facesse più danni. No, non gli fa nulla, quindi proviamo a piazzarla lì. Dai che così li bruciamo. Ok, perfetto, li abbiamo bloccati e andiamocene, perché tanto normalmente gli spawn di rani velenosi non contengono casse. Normalmente. Attenzione alle spalle! E che caspita! Non mi aspettavo ci fosse anche un creeper. Si avvicinano, non li senti neanche avvicinare. Prendiamo anche le rotaie, come sempre. Ok, sta passando uno zombie infuocato. Ok, è passato lì in mezzo probabilmente. Diamogli il colpo di grazia. Ok, morto. E ne sta arrivando pure un altro. Ok, eliminato anche quello. Prendiamo i lapislazzuli, che ci potrebbero tornare utili. E direi che possiamo proseguire da questa parte. Attenzione che c'è una cassa. C'è una cassa. Prima di aprirla diamoci ancora un'occhiata in giro.
sperando non ci siano mob in queste parti. Ok, di qui si prosegue. Caspita, è un incrocio. Vabbè, torniamo indietro. Andiamo a vedere cosa c'è dentro quella cassa, se riesco a recuperarla. Ah, ma mi ricordo dov'è, mi ricordo. Infatti, eccola qua. Ok, un po' di pane, dell'oro e dei semi di zucca. Ok, ottimo. Ci volevano proprio. Ok, allora prendiamo anche questo ferro qua, qua sopra. Non lasciamo nulla indietro. Sta arrivando un creeper. Guardalo lì. Proviamo a prenderlo con l'arco. Attenzione che ha girato l'angolo. Eccolo. Attenzione. E si è fatto esplodere. Come sempre. Però là sotto c'è qualcosa di interessante. Sembrerebbe un lago di lava. Proviamo a dare un'occhiata. Ah, però aspettate. Mi sa che... Eh sì, siamo già passati di qua. Siamo già passati di qua. Ho solo dimenticato di prendere le rotaie. Ok, qui c'è della lava. Dai che becchiamo i diamanti. Dai che becchiamo i diamanti. Ok, facciamo che asciugarla tutta. Chissà dove caspita ci porta. Abbiamo trovato altra pietra rossa. Facciamo che scavare. Magari c'è qualcosa più in là. Ok, qui il piccolo fiume di lava prosegue. Ok, intanto recupero anche la pietra rossa. Qui c'è del ferro, facciamo che recuperarlo. Ok, andiamo a vedere dall'altra parte. Dai che becchiamo i diamanti, caspita. Con tutta sta lava non è possibile che non ci siano diamanti, Ok, dobbiamo buttare via altra roba. Sono pieno di pietra rossa. Veramente pieno di pietra rossa. Ne abbiamo trovata ancora anche di qua. Facciamo che prima però mettere una torcia. Di là c'è della luce. E c'è dell'altra lava. Ok, due laghetti di lava anche di là. Di qua invece, che vedo che è tutto illuminato anche di qua. Forse perché ci sono già passato. Vediamo un attimo. Sì. Sì, sono già passato, quindi faccio che recuperare un attimo solo i materiali che ci sono nella zona. Ok, niente da fare ragazzi, neanche un diamante, soltanto tanta pietra rossa. Eccolo, eccolo. Prova con l'arco. Ok, e vai di spada. Non esplodere. Ok, eliminato. Andiamo a dare un'occhiata di qua. Attenzione che arriva uno zombie. Facciamo di farlo fuori. Ok, eliminato. Allora, eccolo lì. È la tana dei ragni, ragazzi. Quindi facciamo che chiudere tutto. Io non voglio avere niente a che fare con sti caspita di ragni. Ok, ragazzi, ho recuperato tutto. Spostiamoci. Andiamo a vedere da questa parte di qua, dove forse non ci sono ancora stato. Allora, qui c'era la cassa. E sì, dobbiamo andare a vedere questa zona qua. Caspita, se non ci sono diamanti qua non so veramente dove trovarli. Guardate che roba. Ci sono dei lapislazzuli. Però niente diamanti, stiamo trovando di tutto tranne che i diamanti. Buttaci l'acqua e spegniamo tutto qua. Ottimo. Ok. Allora, pensavo di aver visto una cassa. In realtà è un binario sopra un cubo di legno. Spegni ancora. No, ma ci devono essere dei diamanti per forza, ragazzi. Non è possibile che ci sia tutta questa lava senza i diamanti. Ok, ho preso tutto quello che potevo prendere. Attenzione solo a non cascare dentro a quei buchi che ho lasciato aperti di lava, perché sennò rischiamo veramente di morire. Prendiamo tutto questo ferro. Però ho finito. Ho finito praticamente i picconi. Vabbè, creiamoci una... un tavolo da lavoro per crearci dei nuovi picconi. L'unica cosa è che non so dove potrò metterli, dato che non ho più spazio. Ok, attenzione, sono cascato dentro. L'acqua. Ok, per fortuna avevo dell'acqua da utilizzare. Mamma mia ragazzi, mi è andata di lusso. No, lasciamo perdere, facciamo che andarcene via perché ci è andata di lusso. Sempre portare dietro un bel secchio d'acqua perché vi può salvare da queste situazioni.
Ok, procediamo da questa parte. Io intanto sto raccattando sempre pietra rossa, perché ragazzi veramente ce n'è una quantità industriale. Poi al massimo, oh, se non ho più spazio, poi la lascerò qua. Al massimo ripasseremo in questa grotta per recuperarne ancora. Tanto sappiamo dove trovarla. Facciamo che piazzare un paio di torce qua in giro. Di qui si scende ancora, fai che tappare. Ok, andiamo a vedere da questa parte di qua. Secondo me ci siamo, eh. Se non troviamo i diamanti neanche in questa zona qua, veramente non so più dove andarli a cercare. Guardate quanto si estende. Guardate quanto si estende di qua e di là. Andiamo a vedere un attimo qua a sinistra. Perfetto ragazzi, allora continuiamo di qua. Come sempre spegniamo tutto. Dai, caspita, se non saltano fuori qua i diamanti, veramente non so più dove andarli a cercare. Abbastanza sfortunati, siamo abbastanza sfortunati. Prova un attimo a bucare la parete di qua. Ok. Ok. Buttaci un po' d'acqua, che non si sa mai che finiamo come prima dentro quel buco pieno di lava. Prendiamo l'oro che c'è qua e poi direi che magari possiamo tornare indietro. Ok, c'era solo un blocco, va bene così. Ah no, pensavo ci fosse della lava, qua invece c'è della roccia. Ho sentito uno scheletro e uno zombie, attenzione, mi stanno attaccando. Sono lì dietro l'angolo, eccolo, eccolo. Ai, dai che lo massacriamo. Perfetto. E c'è pure lo zombie. Venga zombie, venga, venga. Venga. Ok, perfetto, eliminato. Ci ha dato delle ossa e probabilmente anche delle frecce, meglio così. Facciamo che riempire questa mini grotta di torce. Sta arrivando ancora qualcosa, eccolo. L'ho sentito all'ultimo, lo prendo a picconate. Facciamo che riempire la stack di ferro. Ok, pieno. Vabbè, pazienza. Attenzione! Li abbiamo trovati! Oh, finalmente li abbiamo trovati là in fondo. Mamma mia, ragazzi, meno male. Non so quanti ce ne siano, però almeno uno l'abbiamo trovato. Poi magari ce n'è 8 o 9. Speriamo. Perché ci starebbe benissimo. Boh, allora. Non dirmi che non ce n'è uno solo, perché mi arrabbio, eh. Cioè, sono contento di averli trovati, però uno solo mi sembra un po' poco. No, ce n'è uno solo, ragazzi. Ce n'è uno solo. Vabbè, meglio di niente. Fai che spegnere anche qua. Ok, così ce l'abbiamo sicuramente al sicuro, non può cadere da nessuna parte. Butta via l'ascia, recuperiamo il diamante. Eccolo qua. Prendilo, prendilo, prendilo. Ok, preso. Perfetto ragazzi, oh, almeno un diamante l'abbiamo recuperato. Adesso mi do ancora un'occhiata in giro. Direi che possiamo terminare però questo episodio di Minecraft qua. C'è pure uno zombie che viene a trovarci. Come sempre ragazzi, spero che questo video della nostra CuboCraft vi sia piaciuto. Scusatemi ancora per il leggero ritardo. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui sulla nostra CuboCraft. Do ancora un'occhiata velocissima in giro, però mi sa che non c'è più nulla. E ragazzi, alla prossima!